Allora, vogliamo provare a risolvere quest'altro esercizio e iniziamo di nuovo con la regola di addizione e sottrazione. Partiamo dal seno. Quindi, per quanto riguarda il seno di pi greco meno alfa, lo abbiamo visto anche questo, era questo qui, no? Quindi lo abbiamo già visto e appunto il risultato è sempre seno di alfa. E quindi in questo modo siamo andati a recuperare il primo numeratore. Per quanto riguarda il secondo numeratore, ricordiamo che il seno è una funzione dispari, quindi il meno esce da dentro il seno e si va ad unire con l'altro meno che c'è di fianco e quindi formano un più. E quindi anche qui il nostro numeratore sarà dato da sen di alfa. Quindi adesso dobbiamo recuperare l'informazione per quanto riguarda il coseno di pi greco più alfa e il coseno di pi greco meno alfa. Quindi, come possiamo vedere da quanto ho fatto prima, sia coseno di pi greco più alfa sia coseno di pi greco meno alfa danno come risultato meno coseno di alfa. E questo appunto l'avevamo fatto prima. Quindi, che cosa succede? Che nel mio denominatore, rispettivamente, avrei qui 1 più coseno di alfa, mentre da quest'altra parte avrei 1 meno coseno di alfa. Allora, nel momento in cui devo andare a fare il minimo comune multiplo, al mio denominatore avrò 1 più coseno di alfa che moltiplica 1 meno coseno di alfa. Poi, per quanto riguarda il numeratore, sia nel primo caso sia nel secondo caso abbiamo sempre sen di alfa, però rispettivamente una volta che moltiplica 1 meno coseno di alfa e la seconda volta che moltiplica 1 più coseno di alfa. Allora, arrivati qui, il mio problema diventa questo, che inizio a semplificare. Innanzitutto, al numeratore posso andare a raccogliere seno di alfa e che cosa mi rimane? Mi rimane 1 meno coseno di alfa più 1 più coseno di alfa. Naturalmente adesso cosen alfa si distruggono a vicenda e sotto invece devo andare ad applicare la differenza di quadrati vista prima anche questa, quindi diventa 1 meno cosen quadro di alfa. Ma ricordiamo che 1 meno cosen quadro di alfa fa appunto sen quadro di alfa. Quindi qui sotto ho sen quadro di alfa. Sopra mi è rimasto seno di alfa e poi dentro la parentesi quadra è evidentemente un 2, perché 1 più 1 fa 2, quindi per 2. A questo punto vado a semplificare questo sen alfa con questo quadrato e di conseguenza che cosa mi è rimasto? Mi è rimasto 2 fratto seno di alfa. E questo qui era proprio il risultato del mio esercizio, 2 fratto seno di alfa. E questi sono tutti i passaggi visti contemporaneamente.